30 giorni di tempo per demolire le strutture e mettere in sicurezza l'area a partire dal 12 gennaio, data in cui anche il Ministero della Transizione Ecologica, come per la sentenza del Consiglio di Stato dello scorso 23 dicembre, ha diffidato la Molige-ANAS SRL a occuparsi dei fabbricati di cui è proprietaria e che insistono sul sito inquinato di Piano d'Orta a Bolognano. È stato questo l'oggetto della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina nella sala Corradino d'Ascanio della Regione Abruzzo, convocata da Guerino Testa, capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale, Guido Di Bartolomeo, sindaco di Bolognano, e Alberto Guidoni, avvocato del comune di Bolognano. Sì, speriamo che sulla vicenda annosa ed imbarazzante che riguarda il sito inquinato di Piano d'Orta, quindi del comune di Bolognano, si sia fatta chiarezza in maniera definitiva, si sia messa una pietra tombale, perché il Consiglio di Stato il 23 dicembre scorso ha stabilito che la proprietaria degli immobili e dell'area deve attivarsi per fare tutto il possibile per demolire i manufatti nel più breve tempo possibile. Tutto questo è stato ripreso e confortato anche con la diffida che il Ministero per la Transizione Ecologica il 12 gennaio scorso, quindi parliamo di qualche giorno fa, ha diffidato la società ad avviare tutte le attività prodromiche per la demolizione degli immobili. Quindi speriamo che la società appellante si metta l'anima in pace e quindi si possa ridare sicurezza, salubrità all'aria e quindi far vedere anche ai cittadini un futuro più roseo, perché i cittadini e i residenti di Piano d'Orta da troppi anni stanno combattendo con un problema ambientale di dimensioni molto importanti. Ci sono i 30 giorni, non sono perentori ma sono ordinatori, però spero che adesso gli organi competenti insieme al sindaco, che ringrazio per la sua caparbietà e il suo lavoro quotidiano, si metta fretta alla società e quindi non si stia un po' con il fiato sul collo per fare in modo che questa demolizione avvenga nel più breve tempo possibile. Ciò non dovesse avvenire? Se ciò non dovesse avvenire, tra i soggetti interessati c'è anche la Procura della Repubblica che ovviamente farà la sua parte come l'ha sempre fatta.